E proprio mentre si votava la riforma costituzionale in Senato, una vera e propria bagarre, con la seduta sospesa dopo il gesto osceno del senatore verdiniano Lucio Barani nei confronti di una collega grillina, tutto questo appunto mentre si votava la riforma. Guardate. A scatenare il caos è un gesto, anzi un gestaccio. Siamo in Senato. Ieri pomeriggio la seduta sulla riforma costituzionale scorre mediamente tranquilla, ma il fittiano Falanga non riesce a parlare, osteggiato dai senatori grillini. Sembra un normale battibecco, ma proprio in quel momento succede il fattaccio. Il verdiniano Barani, già contestato nei giorni scorsi dalla Lega, che gli ha sventolato soldi finti contro, mima un gesto verso la grillina Lezzi, che viene interpretato dalle senatrici a 5 Stelle come sessista. Scoppia la bagarre con Paola Taverna, che ripete il gesto, grida e inveisce contro Barani rivolgendosi al presidente Grasso. Io non so se posso, è così! Senatrice, richiamo all'ordine, senatore Barani. Interrogato da Grasso, Barani si difende. Il mio gesto è che ha parlato Falanga. Se loro lo interpretano in maniera maliziosa, se è stato interpretato male, io mi scuso, ma non aveva niente di offensivo. Insomma, questioni di interpretazione di un gesto che comunque non è certo stato di classe. Barani alla fine lascia l'aula e rischia fino a 10 giorni di interdizione dai lavori. Furente il ministro Boschi, che parla di gesto inqualificabile. Un po' in ritardo, forse. Intanto i parlamentari grillini si sono trasformati in camerieri per un giorno per raccogliere fondi. L'idea, quella del parlamentare che ti serve. Letteralmente tornano camerieri per un giorno deputati e senatori del Movimento 5 Stelle. Obiettivo, raccogliere fondi per finanziare il loro partito. Nel momento in cui rinunciamo a 42 milioni di euro, raccogliamo fondi, ma con una cosa semplice come una pizza o un menù. E mentre soprattutto, per esempio, i costi di Palazzo Chigi, quindi di Renzi, aumentano di 140 milioni di euro, noi finanziamo la nostra attività e finanziamo una delle manifestazioni più belle, che è quella d'Italia 5 Stelle, attraverso delle donazioni liberali. Ieri a Brescia, oggi a Milano, a servire ai tavoli anche parlamentari grillini di prima linea, Luigi Di Maio, Vito Crimi, Alessandro Di Battista, Paola Taverna, Roberto Fico, insieme a tanti altri esponenti locali e nazionali del movimento. Il Movimento 5 Stelle rinunzia a tutti i finanziamenti pubblici. Quando deve organizzare, deve fare qualche cosa per i cittadini, in mezzo ai cittadini, li chiede con piccole donazioni. Questo non è solo un buon esempio, ma segna la reale differenza di fare politica. Noi facciamo politica. Visto il successo, onorevoli senatori, serviranno pizza in diversi ristoranti in giro per l'Italia, da nord a sud, in vista del raduno nazionale del Movimento 5 Stelle, che si terrà invece il 17 e 18 ottobre a Imola.